Amici sportivi, benvenuti alla nuova puntata di IG Club, nella quale parleremo dei campionati di eccellenza e promozione. Per farlo con me, Cristiano Lambertucci. Buonasera. Samuel Miani. Ciao a tutti, buonasera ragazzi. E Giacomo Florio. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, partiamo dalla Civitanovese che ha vinto 1-0 sulla San Giustese. Partita commentata da Samuel, una vittoria di misura, ma comunque i punti sono sempre 3 conquistati, quindi ecco, poco insomma conta sì. Quanti gol abbia fatto la Civitanovese. Sì, una gran bella partita per tutto l'arco dei 90 minuti fondamentalmente, nella quale la Civitanovese ha dato l'ennesima grande prova del discorso che lassù ci sa stare bene, vuole continuare a starci, e lo dico al netto proprio anche della prestazione che ha portato a casa, nel senso, in una gara in cui comunque la San Giustese non ha assolutamente disdegnato, tenendo benissimo il campo, la Civitanovese ha trovato una giocata vincente che poi gli è bastata per portare a casa per la settima volta in stagione comunque una vittoria per 1-0 all'Allegri. All'Allegri, no, sì, esatto, alla di Cortomuso, di Cortomuso. Sì, alla squadra comunque molto molto compatta, non è ormai una novità ragazzi, sì. Quindi ecco, complimenti alla Civitanovese, bella vittoria, ma anche alla San Giustese che a me ha fatto un'ottima impressione. No, io lo dicevamo anche nelle giornate precedenti, abbiamo fatto il focus su Andic, sì. È una squadra che sta bene, che sta raccogliendo un po' meno di quel che dovrebbe, secondo me. Ecco, a proposito, noi non vedevamo l'ora di vedere in azione Andžić con le nostre telecamere, ma non è stato della partita. Esatto. Ha detto Gian Domenico, no, per un risentimento. Sì, ha detto che praticamente non ha voluto rischiarlo, ma è anche tollerabile. Ah, quindi lo tiene per la Maceratese, che sarà il prossimo avversario proprio della San Giustese. Non lo so se ha fatto calcoli di questo tipo qui, però ecco, incontrando la prima della classe, probabilmente non ha voluto far premere troppo sull'acceleratore il ragazzo, rischiandolo di perdere più a lungo termine, e con la Civitanovese magari ha potuto fare a meno, perché non si aspettava chissà quale prestazione comunque da parte sua, nel senso, non lo so, fatto sta che comunque ha perso tanto nel discorso della gara, perché è un giocatore che fa 7 gol in 7 partite e poi non ce l'hai. Ecco, dopo questa apertura dedicata alla Civitanovese, grazie a vittoria di ieri si è portata a più 5 sul Montefano, perché Montefano non è sceso in campo. E perché non è sceso in campo? Ragazzi, chi fa un attimo un riassunto di quanto è successo nella scorsa settimana? Una situazione difficile, aggiungerei. Ma poi credo che sia stato abbastanza spiattellato tramite le varie testate, cioè la gente l'ha saputo tutto alla grande. Comunque, a seguito dei fatti di Massa Martana, dici, no? Esatto, sì. Sì. Osimhen, no, ha visto squalificarsi il proprio campo per un anno, fino al 30 agosto 2025, con ammenda di 5.000 euro, appunto, perché alcuni tifosi, insomma, non hanno lanciato proprio fiori all'assistente dell'arbitro. Vabbè, comunque sicuramente chi segue le nostre trasmissioni sarà aggiornatissimo su quanto è successo. E l'Osimana quindi è stata per 2-3 giorni alla ricerca di una casa che potesse ospitare la partita con il Montefano, perché poi la squalifica è arrivata proprio a ridosso, no, della giornata di campionato. Sì. Giovedì giocava domenica, giorno dopo proprio la partita, il che esatto, è una stranezza, ma la dice molto lunga, diciamo, su beh, quanto avevano le idee ben chiare, diciamo, esatto, su quanto quasi bollisse in pentola, sì, non hanno fatto altro che hanno giocato mercoledì, quindi giovedì è uscita la comunicazione anche, sì, però ho capito, per una, cioè, per una pena non ci hanno riflettuto tanto su, esatto, cioè, quasi a freddo. Beh, adesso comunque ci saranno i corsi e ricorsi, no? E sì, sicuramente. Nel frattempo l'Osimhen voleva giocare a cingoli, non ha potuto giocare a cingoli, e quindi la partita è stata rinviata a mercoledì e si giocherà a Fiottrano. Ecco, sì. Facciamo subito la domanda secca che immagino vi aspettate. Penalizzazione troppo severa oppure no? Allora, forse fino al 30 agosto 2025
non ci sono andati leggeri e questo potrebbe penalizzare soprattutto dal lato economico la società, perché con quello che l'Osimana normalmente fa di incasso, questo potrebbe significare la morte finanziaria di una società sportiva. Sì. Dall'altro lato, però, dobbiamo dire che in questa stagione i tifosi osimani hanno causato in svariate occasioni problemi di ordine pubblico e la federazione questa volta ha voluto dare una pena esemplare. Personalmente io fino al 2025 non me la sarei mai aspettata. Comunque questo deve sempre portare a farci delle riflessioni sulla salute del nostro tifo, se è un tifo sano, se oppure ci sono sempre dei personaggi che per determinati scopi tirano da dietro le file facendoci rimettere società e delle persone e altre persone della tifoseria. Ecco, in questo caso, se dovesse venire fuori che ci sono dei manovratori da dietro che traggono vantaggi al tifo organizzato, allora pene severe per quelle persone lì, e le società sportive pure ne debbono trarre i benefici quando questi personaggi verranno allontanati, perché a noi piace lo sport, il resto lo lasciamo agli altri, ecco. No, più che altro sono d'accordissimo con te. Il tifo è fondamentale ovviamente nel calcio, perché se non ci fosse il tifo la domenica le partite sarebbero sicuramente più piatte, più noiose. Però il tifo deve essere passione, deve essere, esatto, questo colori, non deve essere magari tu sei frustrato per la tua vita, la settimana, e vai domenica allo stadio e ti sfoghi con l'arbitro, cioè, questo penso che ormai sia passato, cioè, nel senso, sia una cosa che bisogna superare, insomma, no? Non so se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo io, Ale, ma che non verrà mai effettivamente superata a 360 gradi, perché gli esempi sono, diciamo, ne esistono in moltitudine, e quindi io, ricollegandomi alla domanda che hai fatto tu precedentemente, non vedo il motivo per cui far penare così tanto una società che ha il, non lo so se il difetto, se poi vogliamo chiamarlo, semplicemente di aver avuto qualche scapestrato in più al momento dei fatti a tifare per la sua squadra. Cioè, il presidente ha detto questo di... Esatto, io non credo che, cioè, io non credo che sia possibile anzitutto fare una selezione di chi va allo stadio. Certo, sì. A maggior ragione quando accade qualcosa di questo tipo qui, cioè, andrebbero fatte delle restrizioni a riguardo dei singoli individui o proprio delle persone coinvolte direttamente nell'ambito, perché deve ripagare tutta una società che, come ha detto anche adesso Cristiano, andrà a perdere dei ricavi che comunque fa perché e che punta a fare. Poi è una squadra che insomma vive dell'entusiasmo della sua piazza, dei suoi tifosi, cioè. Ma innanzitutto quelli non sono tifosi, perché un tifoso tifa, quelli non sono assolutamente tifosi, non sono minimamente d'accordo, cioè almeno in parte non sono d'accordo con quello che avete detto voi, perché la squalifica è eccessiva secondo me, soprattutto perché non riguarda la società, ovvero che colpa ha la società osimana se qualche, tra virgolette, tifoso va allo stadio e crea del fastidio, crea del vandalismo, eccetera. La società osimanense non ha colpe. Chiudere lo stadio Diana, ovvero è giocato a Massa Martana, è chiuso lo stadio Diana in Osimo, per quale motivo? No, vabbè, comunque noi non abbiamo gli incassi del botteghino per un anno e mezzo, quindi di conseguenza non c'hai quegli incassi lì, devi comunque andare a spendere dei soldi per trovare un altro campo. Però non abbiamo detto che io non ho detto che ero contro, no, dai un turno di squalifica alla tifoseria dell'Osimana, non vai a distruggere una società per cosa? Guarda, io penso che, come abbiamo detto anche precedentemente, sia stato un po' il culmine di una situazione che aveva un po' esasperato, era diventata un po' esasperante sotto questo punto di vista qui, e quindi si è trovato proprio l'appiglio quasi giusto per comunque sanzionare la società. Però, come dici anche tu, io mi accodo a quello che dici tu, in questa maniera
cioè drastica. No, ma sul fatto che sia eccessiva, penso ma no, che ma siamo che tutti non d'accordo. Non riguarda, anche Cristiano ha detto, ma non, sì, deve, sì, non deve riguardare, almeno secondo me, non deve riguardare la società Osimhen. Allora, io sono una squadra A, ho dei tifosi della squadra A che vanno in curva e fanno dei gesti, ma se in quella tifoseria della squadra A ci va un tifoso della squadra B rivale, mascherato, oppure che non gliene frega assolutamente niente dalla partita e ci va, come ben sappiamo, non ci prendiamo in giro, esclusivamente perché è un momento di sfogo, un momento bellissimo della settimana, eccetera, in cui, bene o male, tra virgolette, puoi fare quello che ti pare, ti crea un danno a te. Alla... Che senso ha punire la stessa squadra? Poi, scusate, io a Massa adesso... Martana, la Losimana, tra mille polemiche arbitrali che non c'entrano niente, con i tifosi che sono venuti in massa e hanno a sostenere la squadra, eccetera, perché andare a punire tutti i tifosi, poi ti ripeto, le forze dell'ordine erano lì, l'ho vista la partita, erano lì le forze dell'ordine, potevano tranquillamente individuare i responsabili, eccetera, cosa che non è stata fatta, ma perché si è aspettato proprio per dare, come diceva Cristiano, una punizione esemplare che lascia un segno indelebile, e lo lascia, ai danni di un'Osimhen che, poveretta, si ritrova in mezzo, come a giovedì, in questa situazione, perché non ha colpe, l'Osimhen non ha colpe. Che colpe ha l'Osimhen? Hai dei tifosi? Moltissimi, no, spettacolari, altro... due magari stupidi. Allora, questi, io, ragazzi, due vorrei... scusa una cosa, sì, questi due stupidi potrebbero andare a vedere anche altre partite, quindi adesso, cioè, anche metti caso, non possono non andare a vedere l'Osimhen, certo, però possono andare, cioè, l'unica che è stata penalizzata, allora, è l'Osimhen, non le persone, allora, che hanno fatto questo tipo di gesto. Ragazzi, posso aggiungere una cosa? Io non vorrei che, appunto, anche in base al comunicato che ha fatto l'Osimhen, quasi come non da giustificare assolutamente le gesta dei tifosi, ma da screditare le decisioni degli arbitri, della terna delle due gare, eccetera. Poi noi non sappiamo quello che è successo, poi... quindi no, cioè, io non vorrei... noi gli errori arbitrali non li conosciamo, però certo, sicuramente tu dici, io non vorrei che la federazione abbia fatto la voce grossa perché l'Osimhen in qualche modo comunque ha sfidato il discorso, e chi è che poi non lo sarebbe fa? Anche più grave, secondo me, e perché... chi è che non lo fa, che tutte le settimane c'è una polemica sull'arbitro, sì, sì, no, chi è che non lo fa, anche gli arbitri sbagliano tra le tante altre cose, certo fa parte del gioco, a maggior ragione che sarebbe ancora più grave da sì no quello lì, sarebbe gravissimo, cioè, se la abuso di potere proprio, adesso un termine un po' forte, però ecco, qualcosa non quadra nella storia, secondo me, nella faccenda, cioè, poi noi, ragazzi, ne possiamo parlare semplicemente confrontandoci. No, ma certo, poi probabilmente io penso anche che quando si calmeranno un po' le acque, sicuramente la loro posizione verrà rivista e la squalifica sarà sicuramente ridotta, perché okay, io penso questo. Guarda, penso anche che saranno capaci di dimostrare che questa decisione, come ho detto prima, può anche comportare delle gravi conseguenze per la società, e quindi l'andranno a rivedere. Ma è eccessiva sia per gli stessi tifosi, sia per gli stessi tifosi dell'Osimhen in generale, proprio tutta la tifoseria dell'Osimhen, perché ci sono anche papà con dei bambini che vanno allo stadio, ci sono amici che ci vanno e non creano tifano. Io l'ho vista la partita, c'era veramente una grossa quantità, ero anche felice di vedere tanta gente dell'Osimhen che di mercoledì va a Massa Matrana. Voi, ragazzi, non avete idea di che cos'era, un posto, un luogo in mezzo a nulla, a tifare l'Osimhen. È anche una cosa bella, che fa bene allo stesso sport, è uno spot, l'Osimhen è un esempio di società nel nostro campionato, sia per come gestisce la comunicazione, sia per il supporto che ha dei propri tifosi e della propria gente. Quindi secondo me la punizione è eccessivamente cattiva, soprattutto perché chiudi lo stadio di casa, soprattutto perché penalizzi principalmente la società, non penalizzi i tifosi. Cioè, io tifoso, anche io la vedo così. Io persona che magari ho voglia di fare un qualche tipo di danno, prendo e vado in curva di un'altra squadra la domenica dopo. Esatto, il discorso l'ho anche riassunto semplicemente adesso Alessandro. Scusa, allora, gli autori dei fatti di Massa Martana, tifosi dell'Osimhen, essendo tifosi dell'Osimhen, comunque possono recarsi in qualsiasi altro luogo, qualsiasi altro. Poi magari dopo questa situazione saranno ancora più vogliosi, no? di far casino, ancora più casino. Adesso non entriamo nella psicologia. No, esatto, perché sennò non finiamo mai. No, però. Però sì, sì. È un'ipotesi, ecco. È anche il motivo, secondo me, per cui la questura
di Macerata, poi non ha permesso di giocare la sfida tra Montefano e Dosimana in provincia di Macerata, appunto, certo, sì, a Cingoli, perché c'era nei pressi la gara con il Tolentino. Tra l'altro poi giocato, la società per giocare in altro campo deve, insomma, fare un... fare un ulteriore sacrificio economico. Manca altre 3-4 partite in casa Lusimana, col botteghino chiuso, poi vari anche sponsor che magari vorranno dissociarsi, che adesso è una cosa che va molto di moda, da tutto quello che può essere, quindi c'è un danno economico enorme, certo, per Lusimana, che aveva anche, mi sembra di aver sentito e letto tra le mille voci di corridoio, che voleva anche ritirare la squadra nel campionato o addirittura non iscriverla nell'anno prossimo. Poi ovviamente queste sono cose che sì, potranno essere anche non vere, ma che appunto girava questa voce, quindi sicuramente è un danno enorme per Lusimana, per lo sport in generale, per i tifosi stessi di Lusimana, e ti ripeto, tifosi, sottolineando tifosi dell'Osimana, in cui ci perdono tutti quanti. Quindi lanciamo l'hashtag Free Osimana e potrete commentare sui nostri social Free Osimana. Nel frattempo noi mercoledì proporremo gli highlights di Osimana Montefano, che si giocherà appunto sul neutro di Filottrano. E il Montefano a questo punto, perché poi non abbiamo considerato la posizione Montefano, tu squadra che ti stai, certo, giocando il campionato, in questi giorni succede tutto questo trambusto, insomma, certo, non è proprio, sicuramente non avrà fatto molto piacere. Poi ovviamente Lusimana, come detto, non c'entra nulla, però però Montefano, esatto, insomma, questo... ne può essere danneggiato, insomma, questa, sì, questo è un altro punto interessante, perché comunque all'interno di un'economia, di un campionato nella quale tutti si è giocato sempre in contemporanea, sempre agli stessi orari, per una situazione del genere, ad esempio, la squadra che lotta per vincere il titolo gioca con il risultato già a conoscenza nel mercoledì dopo, cioè, no, poi giochi di mercoledì e poi devi giocare domenica, cioè. esatto. Questo fa proprio capire che la gente che dà le misure dai piani della federazione se ne infischia completamente dell'economia dei campionati, del, secondo me non coglie neanche che cosa significa un campionato, secondo me, dopo. Ecco. Quindi mercoledì Montefano Osimana, e il Montefano, no, dovrà appunto andare alla ricerca dei tre punti per rimanere incollato alla Civitanovese. Come detto, adesso sembra quasi inarrestabile. Invece è tornato sul podio della classifica il Chiesa Nuova, Cristiano, che ieri ha vinto in maniera abbastanza agevole, direi, contro il Monte Giorgio. Sì. Io ho rivisto i gol, uno più bello dell'altro praticamente. Bellissima partita. Travelsi si è travestito da uomo assist ieri e ha spoilerato, esatto, e ha spoilerato una grande prestazione. Sbarbati è tornato al gol, Pasqui in rete per la seconda partita di fila. Un Chiesa Nuova che, se andiamo, ecco, a contare le occasioni avute nel primo tempo, avrebbe potuto anche chiudere 5-6-1. Mi ha sorpreso, devo dire, il Monte Giorgio, che è una squadra che sin qui, dei punti che ha fatto, la maggior parte li ha fatti in trasferta. Hanno avuto comunque uno strano approccio alla partita. Io personalmente non mi aspettavo di vedere un Monte Giorgio così rinunciatario sin dalle prime battute. Una squadra che, diciamo, è stata trasportata di qua e di là dagli avversari. Poi hanno trovato comunque un po' di ordine dopo il gol del 3-1. Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra più attenta, più ordinata, che ha provato ad affacciarsi pericolosamente nell'area locale, ma ecco, il Chiesa Nuova, esatto, il Chiesa Nuova nella ripresa ha gestito bene ed in contropiede ha sfiorato il gol almeno altre 3 o 4 volte. Dunque 3-1 è un punteggio buono per il Chiesa Nuova, che però poteva segnare qualche gol in più. Vanno fatti anche i complimenti a Forconesi, che ha tenuto a galla la propria squadra evitando una vera e propria goleada. Comunque il Monte Giorgio già la prossima settimana tornerà in azione in una sfida determinante per il proprio campionato. Qua lo vediamo sul calendario, contro l'Atletico Azzurra Colli, quindi sfida in chiave playout importantissima, mentre il Chiesa Nuova andrà contro un'altra squadra che non sta vivendo un buon momento, contro la Jesina, in quel tanto caro Carotti, che
È proprio il caro, esatto, esatto, quello stadio così importante per loro, sì, dove conquistarono la promozione contro i Portuali, e lo scorso anno si imposero per 4-1 conquistando delle ottime percentuali di permanenza in eccellenza. Tutto, sì, giusto. Cria, riguardo della sfida tra il Chiesano e il Monte Giorgio, e collegandomi a quanto hai detto sull'approccio difficile che è strano che hanno avuto, però cioè, con quella di ieri il Monte Giorgio ha raccolto la settima sconfitta consecutiva ed è molto difficile la situazione del Monte Giorgio. Dinanzi a sé aveva un Chiesa Nuova che ormai lo sappiamo fa sempre sua la partita sin dall'inizio. Non è semplice la situazione del Monte Giorgio, aspettarsi una reazione dalla sfida con il Chiesa Nuova al Sandro Ultimi, che tra l'altro attualmente sarebbe in promozione perché ci sono più di 10 punti con la Jesina. Quindi esatto, ecco, in questo momento 10 esatti, però in questo momento retrocederebbe da 10 punti in su, sei retrocesso automaticamente. Quindi si giocherebbero, esatto, San Giustese e Monturano la permanenza in eccellenza. Io pensavo che era da 10, cioè no, 10 compresi. Da 10 in su. Ah, ok, sì. Quindi abbiamo detto che se il Chiesanova giocasse sempre al Carotti sarebbe primo in classifica, invece comunque è terzo. ieri un'altra ennesima dimostrazione di forza da parte di Sbarbati, che forse, anzi, secondo me è l'attaccante più forte di questo campionato, poi non so se siete d'accordo. Ma lo sta dimostrando, ma comunque quest'anno di attaccanti... Forte, però dico proprio... Nel senso, magari non proprio tecnicamente, poi anche tecnicamente è forte, però proprio in grado di spaccare partite. Sì, ti dico, lui lo dimostra con gli inserimenti, su come sa portare via l'uomo, su come sa anche, lo abbiamo visto anche col K Sport Montecchio, su come riesce poi a girarsi... c'è una castagna, ragazzi, detto sì, proprio, no, c'è un tiro fulminante. Come riesce a girarsi nello stretto, sì, pure sì, ha delle qualità incredibili. Poi, sì, ieri tra l'altro giocava anche contro una delle sue ex squadre. Esatto. E quindi gli ha voluto fare questo regalino, doppio regalino. C'è stata anche la bellissima vittoria della Maceratese sul Tolentino. Giacomo, passi avanti rispetto alla partita di Montegranaro, che comunque non aveva disputato male la Maceratese. Passi avantissimi, Ale, per la Maceratese, che in casa almeno sembra aver trovato una quadra bella, bella grossa, ha vinto con Montecchio, ha vinto con il Tolentino, non erano sicuramente partite facili né da sottovalutare, lo fa trovando un gran gol, dico miss, un gol bello, sì, bello, bello, e poi a proposito di spaccare le partite, esatto, è già l'uomo del derby, come l'hai definito, esatto, te, bello. No, vabbè, ha fatto sicuramente passi avanti, si sta rivelando... buona la scelta di aver sostituito il mister con Ruani, che per quanto possa aver diciamo fatto un passo falso a Montegranaro, diciamo è tornato subito in azione al meglio vincendo con il Tolentino, ed è una squadra che anche all'andata ci aveva vinto Pagliari, ma una partita molto sentita per la Maceratese, che molto diversa, molto diversa, sì, che significava, come abbiamo detto lunedì scorso, una turning point veramente importante per la Maceratese, che sembra essersi un pochino ridimensionata. Il fatto che non prende gol a me fa enorme piacere, perché conferma quello che ho sempre detto, ovvero che la difesa è forte, e i due gol di Montegranaro sono stati due gol casuali, seppure è stato bravo Montegranaro, ma sono stati due gol episodici quasi. Quindi non prende gol, vince e si rifà sotto, come lo è stato per tutto il corso di quest'anno, perché per quanto possa essere stato altalenante la stagione della Maceratese, comunque è sempre stata lì a portata dei playoff. Quindi passi avanti, sì, balzi in avanti. Poi sì. No, scusami Samuel, vai. No, dicevo, certo, anche proprio nel discorso delle prestazioni, cioè io sì, penso che se con il K Sport Montecchio avesse effettivamente avuto la miglior prestazione fino a quel momento della stagione, la Maceratese nella gara di ieri si è già risuperata. Beh, soprattutto questo, nel secondo tempo, veramente. Esatto, e questo dipende anche magari dall'avversario, perché è vero che il Tolentino ha avuto anche lei delle situazioni un po' altalenanti all'interno di questo girone di ritorno, però è grande merito, ovviamente, di mister Ruani, della quale io, sinceramente, non perché
fossi direttamente rivolto a lui, comunque ero un po' scettico. Certo, nel senso... vabbè, ma è normale. Cioè. Ma chi non lo era? Sì, sì, esatto, chi non lo era comunque. Il suo scetticismo navigava dopo... Cioè, a parità, con tutto il rispetto per Ruani, però parità di curriculum, un attimo, parliamo Però cioè, sempre con tutto ecco, il rispetto se il curriculum non te lo fai mai... Se il curriculum non te lo fai mai, restano sempre quei, certo, quei nomi lì, e quindi ecco, se scali le gerarchie perché prendi posto e fai bene, anche se sei, diciamo, no, che poi novello comunque... nella situazione, quindi niente, Ruani non ci sta, non, giusto. Non ha sicuramente iniziato ieri a allenare, quindi ecco, non è l'ultimo arrivato, sì, però ovviamente Dino Pagliari veniva... da campionati di Serie C, insomma, dai. Allora Ale, secondo me il mix che si è creato, il fatto che comunque ci ha avuto Pagliari e quello che adesso c'ha Ruani, ha creato un punto di forza nella Maceratese. Però è riuscito comunque a, cioè, prendere in mano in una situazione di grossa pressione la, certo, sua squadra, sì, sì. Quindi non è nulla casuale. No, ma poi ieri in sala stampa diceva che lui alla fine ha semplicemente detto ai ragazzi, ai suoi giocatori, di giocare liberamente come sanno, quello che alla fine stanno facendo. Tra l'altro volevo sottolineare che ieri il reparto migliore a Maceratese, come ha scritto anche il nostro Scattolini nella sua rubrica, è stato il centrocampo, che era il reparto che era stato messo più in discussione, no, dall'inizio dell'anno. Sì. E poi ovviamente sappiamo tutti che quello è il reparto funzionale da cui passa un po' tutto l'andamento della squadra, no? Per farne un esempio chiaro, adesso fare un parallelismo, ieri ad un certo punto della partita Alfonsi ha recuperato Visciano. Tal Ivan Visciano, che 3-4 minuti dal suo ritorno in campo dopo quell'infortunio con la Maceratese, appunto, ha sradicato un pallone fondamentale da lanciare a buona voglia e dare via a tutta poi quella bella situazione che si è creata al fine della rete di Becker, a grosso segnale, grosso sinonimo del discorso che i centrocampi sono fondamentali, è il reparto con più importanza all'interno di una squadra, secondo me, e non è casuale che la Maceratese abbia comunque ottenuto un po' lo switch che gli serviva proprio dal momento in cui ha messo dentro uno come Gomis, sì, che permette anche agli altri di dare bene, fondamentale come inserimento, sì, alle proprie caratteristiche, sì, sì. Invece ecco, il Tolentino, parlavamo anche prima puntata, a me sinceramente un po' deluso, soprattutto la prestazione di Borrelli, che ovviamente la sua classe non è mai in discussione, però ieri non lo so, non vedete, perché io allora, ho sempre montato quest'anno gli highlights del Tolentino, quindi vedevo Borrelli che faceva praticamente come gli pareva, ho detto oh, finalmente domenica lo vedo giocare al vivo, e sono rimasto un po' deluso. Perché poi a fine partita anche i tifosi del Tolentino hanno, sì, chiamato qualche giocatore esprimendo un po' di insoddisfazione per il momento. Ma sicuramente non è un momento facile per, no, il Tolentino. Beh, comunque è una squadra che viene dalla Serie D pure. Ma no, esatto, è un po' un peccato perché aveva chiuso alla stragrande quel girone di andata, facendo 5 vittorie consecutive, e poi fermandosi con il Monte Giorgio all'ultima, se non ricordo male, del primo girone di questa eccellenza, sì, e poi 1-1. Rientrando nel girone di ritorno un po' claudicante. Quindi sì, un peccato. Poi anche qualche episodio arbitrale che non gli ha girato, la squalifica di Possenzini, esatto, tante cose che in questa stagione secondo me hanno un po' caratterizzato l'andamento del Tolentino, sì. No, che soprattutto per il discorso che sono pochi punti tra una squadra e l'altra, è molto più accentuato questo magari passo falso che una squadra può fare per 2-3 giornate e si ritrovi da essere ai playoff a navigare per non entrare nei playout. Quindi guarda, io a un certo punto ero addirittura convinto che vincesse il campionato dopo la vittoria a Civitanova. Sì, ne parlavamo. Dopo la vittoria a Civitanova, io avevo detto l'ennesima, sì, non dico la parolaccia di quelle che dico, avevo detto sono convinto che il Tolentino vince il campionato. Infatti, ve l'abbiamo tirata. No, abbiamo visto quando. No. Però mi ricordo, posso essere attendibile, no? Io ero d'accordo con te, a tratti. Io mi ricordo che quindi siamo in due, perché i sono sempre in due, quindi. Sì, esatto, vanno in coppia. Comunque la vittoria più grande della giornata, ragazzi, l'ha fatta Chiatta il Finardo, sì, colpaccio Urbino, colpaccio playoff sì, 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 una squadra che
ha perso due volte soltanto all'interno di questo campionato. È vero che è quella che ha fatto più pareggi di tutte, però con questa vittoria, anche se adesso ha un calendario non proprio semplicissimo, perché alla prossima gioca con l'Osimana, ahimè, non in casa dell'Osimana, però e poi con la Civitanovese, quindi ancora avrà da fare, però ha fatto una gran vittoria perché a Urbino ci hanno vinto in pochi. Ecco, poi c'è stato lo 0-0 del Montegranaro sul campo dell'Azzurra Colli. Questo poteva essere un trampolino magari non sfruttato dal Montegranaro. Azzurra Colli in crescita, però, comunque. Sì, no, certo, però sai, la classifica, poi quando uno guarda la classifica pensava, no, che il Montegranaro andasse lì a vincere a colpo sicuro, invece sì. Stesso risultato della, soprattutto dopo la vittoria per 2-0 con la Maceratese, che ti dà slancio, no? Sì, ma guarda, io l'Azzurra Colli l'avevo visto, al di là del pareggio 0-0, l'avevo visto a Chiesa Nuova e nonostante la sconfitta comunque non mi erano dispiaciuti. Secondo me, ora che Morelli è riuscito comunque a serrare un po' i ranghi, da qui alla fine è una squadra che non sarà facile giocarci, e vediamo anche come il Colle Vaccaro stia adornando un po', no, il loro fortino. Una squadra che ha subito pochissimi gol in casa, sì, nelle ultime, sì, uscite. E comunque, essendoci appunto ancora 18 punti a disposizione nelle 6 giornate che mancano, perché l'Azzurra Colli, che sta a 15, non dovrebbe provare tutto per tutto la zona per fare i playout. No, infatti poi se c'è questo discorso, no, dei 10 punti, sì, no, dipenderà molto dall'andamento della Jesina, che secondo me è l'unica seriamente, sì, a rischio di essere implicata nell'ambito, perché il Tolentino, che ha 32, deve proprio suicidarsi definitivamente. Però ecco, beh, ieri comunque già Chiesa Nuova, sì, Urbino, Osimana, Maceratese, Urbania, Civitanovese, la Jesina c'ha un calendario pessimo. Bene, andiamo ragazzi rapidissimamente a fare pronostici, sì, poi passiamo alle cose serie, dai. Esatto, poi ci godiamo il gol dell'America, perché poi è arrivato anche il nostro ospite, quindi dobbiamo andare velocissimi. Allora, prossima giornata, Castelfidardo, Osimana Montefano. Ah, infatti dai, facciamolo, Osimana Montefano, per me finisce X. Non mi esprimo, indecifrabile. Oddio, però anche un 1 è l'Osimana che provano a reagire a tutta questa situazione. 1X, dai, concedetemelo. Non mi esprimo. Io dico 2, però l'avevamo... Ah no, io non c'ero, quindi va bene, recuperiamo almeno su quel turno passato nel risultato, lo diciamo, 2. Io ci vedo una bella reazione d'orgoglio dell'Osimana, 1. Poi fa vedere l'Osimana. Castelfidardo, Osimana, poi domenica. Derbissimo questo. 1. Ah no, allora la reazione arriverà qui nel derby. X, per me. X, due Osimana. Castelfidardo Osimana, anzi no, il derby X secondo me. Pareggia a Montefano e poi vince il derby col Castelfidardo, per me l'Osimana. Ah, per beh, quando sì, vi possa interessare. Perde con Montefano, perde col Castelfidardo. Apposta, proprio caduta libera. Non deve essere semplice neanche per i giocatori. Eh no, certo. No, no, ma questo sì, senza dubbio. Infatti, Jesina Chiesa Nuova, secondo la legge dei grandi numeri, direi 2. Chiesa Nuova può fare bene al Carotti, anche se diciamo che la Jesina tenderà il tutto per tutto. Io ci vedo 2 Chiesa Nuova, anche io se anche più una partita da pareggio. Jack, che hai detto? Io ho detto che vince Chiesa Nuova. Ah, pure io. E K Sport Montecchio, K Sport Montecchio, che ha pareggiato con l'Urbania nell'ultima giornata del derby. Vabbè, un po' me l'aspettavo, ad essere sincero. K Sport Montecchio Civitanovese, questo poteva essere, no, il match, lo scontro diretto per il campionato a un certo punto, pensavamo. Sì, due giornate fa sì. Invece il K Sport nell'ultima tre uscita ha fatto 2 pareggi e una sconfitta. Sì. No, due sconfitte e un pareggio. Urbino, sì, il Maceratese ha pareggiato con l'Urbania l'ultima. È una bella, gran bella partita che però perde qualche protagonista, perché la Civitanovese ci ha diffidati e squalificati Testa e il buon Visciano, che non ha fatto neanche in tempo ad essere recuperato. Ma stile napoletano, come dice Rossi. Esatto. Però vai. Ragazzi, dico che vince la Civitanovese. Io dico 1, la Civitanovese questa secondo me la perde. Non posso non giocare che vincere la Civitanovese, perché prima è, perché se vuole vincere, il discorso che facevo domenica scorso, il campionato molto passa da queste partite qua, soprattutto.
Sì, ormai passare un po' da tutte, Jack. No, però... infatti, sì. Sì, io la mazzata finale. Sì, se dovesse vincere Cittanese, dai. Anche sì. Se il Montecchio in casa, dicevamo, non è mai una squadra facile da affrontare. No, però ha perso delle certezze in questo ultimo trittico, esatto, della quale hai parlato tu, proprio partendo da una sconfitta in casa. Però magari potrebbe trovare stimoli con la protagonista assoluta di questo campionato, che è la Civitanovese. Sì, sì. Ah, se pareggiassero non mi sorprenderei. Io dico X, ci vedo un pareggio domenica. Montegranaro Urbania 1. Tanti gol 1. Pure io, tanti gol 1, dico anche io. Ti alza la quota. Pochi gol 2. No. No, X, ci vedo un pareggio, un 1-1 tipo. Me lo sento. Reti di? Allora, reti di Marilungo, eccolo, per il Montegranaro, e poi dell'Urbania, non lo so, magari un gol fortuito, vediamo. Núñez. Segna l'attaccante. Montefano Monturano. Questa, se qualcuno avesse commentato questa partita, si sbaglierebbe sempre, secondo me, con Monturano, Montefano. E secondo me finisce 1. 1. Sì, 1. Montegiorgio Azzurra Colli. Aia, questo è uno scontro proprio. Montegiorgio Azzurra Colli. All'ultimo sangue. Tanta roba. Bella. 2. Vorrei vederla questa. 2. 2. Ma per me vince l'Atletico Azzurra Colli 1. No, gioca fuori casa. No, gioca, ah, scusate, è vero, scusate, 2-2. Io ci vedo una vittoria dell'Azzurra Colli, 2. Vogliamo ricominciare la puntata dopo questo errore oppure? No, proseguite. San Giustese Maceratese. No, io non 2. In quella prima non ho detto comunque Monte Giorgio Azzurra Colli. Cominciamo davvero. No, X quella lì, vabbè, comunque passiamo quella dopo. San Giustese Maceratese 2. 1. 1 fisso per me. X. Vi sfido a duello. Per me X. Ma per me la San Giustese, se dà continuità alla prestazione di Civitanova, un punto lo porta a casa. X, dico. Anzi, no, mi rimangio. Vince la Maceratese. 1-1. E vabbè, Tolentino Urbino, chiudiamo con la vittoria del Tolentino, secondo me. Bella pure questa. X. Come Cri. Sì, anche io. Bene, allora abbiamo detto tutti i pronostici. Il nostro ospite sta in trepidazione, quindi noi chiudiamo questa puntata dedicata all'eccellenza ricordandovi gli appuntamenti che seguiremo questo weekend, appunto Montegranaro Urbania e San Giustese Maceratese. Gol della domenica. Pressione di Ilias Trabelsi, che fa un gran lavoro. Trabelsi per Pasqui. Pasqui aggancia il pallone. Pasqui, il vantaggio del Chiesa Nuova. Secondo gol consecutivo per Andrea Pasqui dopo quello di Montefano. Oggi porta in vantaggio la sua squadra contro il Monte Giorgio. Azione insistita dei biancorossi che vanno a riconquistare il pallone con Ilias Trabelsi. Cross perfetto al centro per Pasqui, che ribadisce in rete, cambia il parziale al Sandro Ultimi. Chiesa Nuova 1, Monte Giorgio 0. Locali che indirizzano subito la partita sul loro binario. Di nuovo qui, collegati dagli IG Sports Studios di Villa Potenza, questa seconda parte di puntata dedicata alla promozione. Con noi il nostro ospite speciale Pietro Marangoni, difensore del CUS Macerata, ma anche telecronista di G-Sport, quindi ecco. Ciao Gri, questo per ciao buonasera. Ale e ciao Jack, buonasera. Questo per farvi capire che noi sì, proviamo a parlare di calcio, ma c'è anche gente che ci gioca a calcio qui in mezzo. Quindi, calcio a 5, ecco, calcio, quindi, calcetto. Qualcosina dai, possiamo... Futsal. Qualcosina ne mastichiamo, dai. No, non tutti. Ecco, facciamo una nuova modalità. Adesso diciamo tutti i risultati e poi commentiamo quello che è successo in promozione. Questa è un'idea suggerita qui dal nostro mitico Stefano Ruffini, che non solo fa un grandissimo lavoro in fase di regia, propone anche tutti i pronostici, propone anche idee fantastiche. Quindi a Pignanese aveva Treia. Ha vinto la Pignanese 1-0.
Silenzio stampa. Forza Senepio, Potenza Piceno 2-1, Corridoio e Pienze Cascinale 2-0. E Pienze che è esonerato, cioè no, si è dimesso. Dal comunicato dava la dimissione di Rossi. Adesso vedremo chi sarà il nuovo allenatore. Casette Verdini, Monticelli 1-2, Cluentina Atletico Centobuchi 3-4, San Giorgese Palmense 0-0, Vigor Castelfiardo Rapagnano 0-1, Troica Materica 1-3. Quindi partiamo dal primo risultato che abbiamo detto, Appignanese Aurora Treia, l'avete commentato insieme Cristiano, tu e Giacomo. Per la prima volta eccezionalmente insieme. Ecco. Eri emozionato, credo. Tanto di selfie brutto mai postato. No, quello ce lo teniamo per noi. Però se no dopo ci dice che siamo brutti. Ma lo diciamo da soli. Ragazzi. Jack mi ha detto che era emozionato a fare la telecronaca con te. Vabbè, dopo un anno e passa, la prima. Come biasimarlo. La prima volta non si scorda mai. Ecco, esatto, come si suol dire. Però, ecco, l'Appignanese sicuramente non si dimenticherà nemmeno lei di questa vittoria, perché è in un periodo di forma importante la squadra di mister Cantatore. 10 punti in 4 giornate, Ale, per una squadra che sembrava condannata ormai al proprio destino, sono oro che cola, ma lo sarebbero per tutte le squadre, anche nelle zone più alte della classifica. No, ne gioca 3 in casa delle 4, e in casa le vince tutte e 3, se non sbaglio. Pareggia fuori con il Casette Verdini, bravissimo, 1-1. Non è mai un campo facile in casa. No, è una squadra sicuramente rinvigorita da quello che sta, come sta dicendo anche il mister Cantatore. Lui basa molto, diciamo, la sua comunicazione sul fatto del raccogliere quello che ha seminato, eccetera. Effettivamente è vero, perché è una squadra che ha trovato delle certezze, soprattutto difensive, e che non ha concesso, correggimi se sbaglio, molto a Aurora Treia, cioè comunque ha avuto delle occasioni anche per allungare il risultato. Poi è stato anche molto bravo Frascarelli nel tenere in vita l'Aurora, che ci ha provato quasi alla fine sbilanciandosi molto, ma effettivamente senza mai rendersi pericolosissima. Esatto, guarda, l'Aurora non aveva iniziato male, questo te lo dico, ma poi sono d'accordo, erano esatto, trazione... sì Aurora. Esatto, ti lo dico, la partita è iniziata bene per l'Aurora, poi però il gol ha comunque affossato il morale. È una cosa tipo la Pioli nel derby, dopo i primi 4 minuti eravamo in partita. Poi. Esatto, ma ti dico, sono d'accordo anche con l'analisi che ha fatto Moretti a fine partita, che tante cose non hanno funzionato. Ed anche nel gol, secondo me, la difesa è stata troppo immobile, ha concesso troppo e letto male quell'azione. Non l'ha letta. Però su Raponi ti voglio dire una cosa, lui il vizio del gol nei derby ce l'ha. Questo stacco imperioso ce l'aveva fatto vedere anche in una partita che abbiamo ripreso qualche anno fa qui su IG Sport, in un Aurora Treia Chiesa Nuova del dicembre 2021. Ovviamente il cross era un po' diverso, ma lui sempre tra i due difensori andò a saltare. È un gol difficilissimo da gol fare. Gol difficilissimo è quello di sabato. Gran gol, oltre che pesante. Esatto, pesante e bello, perché comunque l'Appignanese ora vede la salvezza diretta, che è lì a soli 4 punti. No, quindi... bella azione, davvero. Abbiamo detto della... Intanto i milanisti hanno tolto l'iscrizione al nostro canale, invece gli interisti hanno messo mi piace al video. Abbiamo detto come la difesa stia facendo la differenza in questa Appignanese, quindi il nostro ospite, che è difensore, può dirci, soprattutto in quelle zone di classifica così delicate, la fase difensiva fa differenza. Allora, c'è una frase famosa che dice che gli attaccanti vincono le partite e le difese vincono i campionati, soprattutto in queste, diciamo, serie minori, tra virgolette, perché comunque il livello è buono, è alto. Essere una difesa coriacea aiuta molto. Dopo è ovvio che devi anche segnare là davanti, se pensiamo alla maggiore tese con Pagliari, ha subito pochi gol, ha perso poche partite, ma davanti faceva fatica e gira che ti rigira, poi i risultati non sono arrivati. Però certo, se la Pignanese è così solida difensivamente, quando deve far gol lo fa, secondo me, con tutti gli scongiuri del caso, diciamo che la salvezza può arrivare. Dopo certo è un campionato imprevedibile, cioè basti pensare che il Rapagnano ha vinto a Castelfidardo e ha fatto scendere il Potenza Picena ultimo. È un campionato, sia quello di promozione che quello di eccellenza, pieno di sorprese, e quindi
è bello per noi commentarlo, ma certo che per chi lo gioca trovare risultati a sorpresa ogni domenica, ogni sabato, ogni domenica. Si giocherà molto tra qualche giornata con la Palmense e la Pignanese, ecco. E vincere con l'Aurora era fondamentale per la Pignanese per scavalcare la stessa Aurora, e perdere per l'Aurora è stato veramente un colpo duro, soprattutto per la classifica, anche perché arrivava da una buona prestazione con il Corridonia. Esatto. E quindi non, almeno io non mi aspettavo una squadra remissiva. Infatti anche lo stesso Moretti ha parlato in conferenza, sì, in conferenza, nell'intervista post partita, di come sia stato molto deluso da alcune prestazioni dei suoi giocatori, sì. Che nel complesso della partita, che era un derby non troppo sentito ma comunque un derby, uno scontro salvezza a pieno, ci può stare comunque un po' di tensione dalla parte degli stessi giocatori. Ecco, comunque mi aspettavo qualcosina in più da questa Aurora. Aveva comunque degli assenti Cri, che alla lunga secondo me hanno influenzato anche molto la potenza di fuoco offensiva di questa Aurora. L'assenza di Pucci infatti ha pesato sabato. Beh, Pucci sicuramente è il giocatore, no? Un po' più fantasioso, quello. Sicuramente è il nome di punta di questa Aurora. Aurora che quindi no, volevo dire una cosa, che comunque queste sono partite che le vince chi le vuole vincere di più, e in questo caso e anche chi sbaglia di meno. E chi sbaglia di meno, quindi la vinta la Pignanese, sconfitta pesante per l'Aurora, che però avrà già l'occasione di rifarsi sabato prossimo in un altro scontro, diciamo così, salvezza contro la San Giorgese, una San Giorgese che ha pareggiato 0-0 con la Palmense, l'altra partita insomma da attenzionare per il discorso salvezza. E quindi al Capone di Treia arriverà mister Osvaldo Iaconi, Cristian. Comandante, sì. Comandante. Beh, sicuramente è una partita fondamentale per tutte e due le squadre. La San Giorgese può comunque tenere lontana la zona play-out in caso di tre punti. L'Aurora assolutamente deve vincere per tenere aperto il discorso salvezza diretta, e soprattutto per comunque continuare ad alimentare le speranze di giocare un eventuale play-out tra le mura amiche. Quindi sabato alternative non ne hai con la San Giorgese, o vinci o vinci. Un pareggio sarebbe, non dico una condanna a morte, però è imprevedibile. Mazza. No, sono sincero. Secondo me è tanto, sì, sì, diciamo, esagerato dire, cioè, sta a 4 punti comunque, ci sono tanti scontri. Pignanese deve andare a Monticelli, gioca con la San Giorgese. Comunque anche la San Giorgese viene da due pareggi. Secondo me se la può giocare con quelle squadre lì. Problema... dopo, certo, proprio come dici tu, se non vinci e pareggi e perdi e pareggi e perdi, te condanni da solo. Però secondo me bilanciare e dare un peso a una partita sola è azzardato. Poi, no, guarda, no. Quello che dici è giusto a un fondamento. Fare i punti sabato significa arrivare un po' più tranquillo alle sfide importanti delle prossime settimane, perché certo, tu le sfide chiave in queste ultime partite ce le hai tutte in trasferta. La penultima giornata vai a Marina Palmense, la terz'ultima vai a Monticelli, poi devi andare a giocare a 100 buchi, e nel mentre hai delle partite in casa, sabato con la San Giorgese, poi con il Casette Verdini e l'ultima con la Cluentina. Quindi sono tutte partite da prendere molto con le pinze. Certo, Cristiano, però... Bertucci non ha il calendario sotto, intanto, diciamo, i nostri telespettatori. È incredibile. Segno di studio e preparazione. Bravo, che preparazione. Ossessione. No, scusami, ossessione Pietro, ti ho interrotto. No, però quello che dice Cri è giusto, però... Come ha detto lui, sono partite a prendere con le pinze, perché non niente si può dare per scontato, diciamo. Cioè, ce lo dicono i risultati. Comunque, tutto può succedere. Vedremo. C'è Speriamo stata una... per te che l'Aurora si salvi, Cri, dai. No, io lo spero vivamente. Lo spero per i giocatori, perché sennò... No, vabbè, ma i giocatori secondo me in questa fase del campionato andrebbero un po' più sostenuti, ecco. Cioè, dico un po' questo, quindi anche alleggeriti. Nel senso, comunque, ritornando sempre al discorso della partita, che tanto ho visto quella, quindi parlo di quella, sembravano anche un po' tesi nella semplice costruzione di un'azione. Non so se l'hai notata anche tu questa cosa. Comunque sì, erano un po'... cioè, andrebbero, secondo me, poi il come
non metto poi... bocca, perché non lo so, alleggeriti delle varie pressioni, che non è una situazione facile, no, però. Perché l'anno scorso ti giocavi per andare su, quest'anno ti ritrovi a giocare al di là di quello, per non andare giù, e ci sono delle squadre che lo sanno fare bene perché per anni lo fanno, e ci sono squadre invece che arrivare lì nel fango delle retrovie hanno più difficoltà, ma il discorso che facciamo anche con Samuel un mese fa, no, anche diversi ospiti che sono venuti ci hanno detto, no, che per stare sotto ci vogliono i giocatori per stare sotto, no, non è, anche non un livello lo disse del Casetti Verdini, ma aveva pienamente ragione, perché è una squadra che gioca, che propone, le squadre sotto si sa sono un po', diciamo, quelle che giocano per difendersi. Comunque te l'aspettavi tu la sconfitta del Casetti Verdini? Infatti sabato. Quello volevo dire, mi ha sorpreso, mi aspettavo, cioè sicuramente non me lo aspettavo in questa maniera, che andasse sotto i 2-0. Nemmeno io. Così. Poi ovviamente ci ha provato a riprenderla, ma il gol forse è arrivato anche un po' troppo tardi. Se fosse arrivato un pelino prima il gol, però se i ma non portano punti. Però e hanno creato che siete Verdini comunque. Più 5 dalla salvezza, meno 5 dai. Nel limbo, in zona playout, no, sì. Salvezza, ho sbagliato. Però può sicuramente ancora continuare a sperare nel quello che è, diciamo, non obiettivo dichiarato, però hanno detto che vogliono fare meglio l'anno scorso. L'anno scorso sono arrivati sesti, quindi interpretiamo così, come che l'obiettivo è quello dei playoff. Però possiamo giudicare positivo l'operato di Lattanzi, dai, da quando sì, è arrivato. No, sicuramente ha fatto bene. Anche per questo che mi ha stupito a me personalmente la sconfitta. Cioè, te ti aspettavi proprio che vinci? No, che però vincesse... il Monticelli è una squadra comunque. No, certo, infatti. Con la vittoria col Casetti Verdini è un punto dai playoff. Cioè, poi non è allenata da un grande allenatore, Settembri, quindi alla fine avrà avuto anche i suoi meriti. Però non mi aspettavo che il Casetti Verdini perdesse questa partita. Casetti Verdini che adesso affronterà un'altra formazione dell'Ascolano e giocheranno a Martin Sicuro, quindi. Sfida ostica. Per me è un derby anche questo. Ecco, sarà una partita sicuramente più complicata questa, no, per Casetti, contro la terza forza del campionato. Conducendo Ughi di Napolano e compagni, squadra lanciata il 100 Ughi, che sabato poi ha fatto risultati in una partita dove è successa pazza. Di tutto, 4-3 con un gol di Cialini, se non vado errato, proprio alla sirena. Beh, comunque la Gluendina ci sta abituando a delle partite al cardiopalma ultimamente, non no, si può dare le partite con tanti gol, non esatto, so, esatto. È una squadra scusate, che ne subisce, ne fa tanti, sono partite divertenti quelle della Gluendina. Bene, l'abbiamo tenuta per ultimo di partite da commentare, perché sta dalla più affascinante, dalla cornice, e poi a quello che si è visto sul campo, perché io ho visto gli highlights, ma chi era allo stadio mi ha detto che era una partita, che è stata una partita proprio davvero piacevole, dalle grandissime emozioni, sì, piacevole, tante occasioni da parte all'altra, due squadre si sono affrontate a viso aperto. Parliamo di Troica e Matelica nella nuova casa del Troica, è stato bellissimo, no? Poi mentre parliamo ci sono le immagini che scorrono, questa inaugurazione, sì, è Super Bowl con le cheerleader, ragazze pompon, la musica, il DJ, quindi... E il campo non ha nemmeno, diciamo, ha rispettato le attese, sì, le aspettative, infatti. Anche perché poi ci sono giocatori, secondo me, tanto forti come Titone, che cioè non so come dire, lo vedi come porta certo, palla, insomma, sì, no. Di là c'hai più di un scuola. Giocatore, c'è De Enrico, poi c'è Iori che con la doppietta di sabato ha superato Luzier e quindi è primo nella classifica marcatori con 17 gol. Il Troica era andato anche in vantaggio con una grande azione. Sì, infatti poi era iniziata come la giornata perfetta, diciamo, no? Con il gran gol di Ciornopisciu, esatto. Poi comunque i giocatori fanno, ne parlavano lunedì scorso, se c'è un grande allenatore come Passarini e c'hai anche dei grandi giocatori, l'anno prossimo giochi in eccellenza. La squadra che a gennaio, nel mercato di dicembre, prende De Enrico, cioè, per la promozione, un giocatore che
fa tutta la differenza del mondo. Se davanti c'hai uno che è capocannoniere, diciamo che l'equazione è semplice, Cristiano, che dici? Ma certo, oramai è un Madelica lanciato verso l'eccellenza a tutti gli effetti. Però volevo dire una cosa. Vai. Ti ricordi cosa dissi una settimana fa? Dove si era interrotta? Ecco, non ti ricordi mai? Dove si era interrotta un anno fa la striscia di Bassarini? Al San Francesco, infatti... mi sono andato a recuperare ovviamente il marcatore dell'1-0. E ci fu una fortuita deviazione di Pablo Panichelli. Quindi venne assegnato autogol all'Aurora. Panichelli, che poi adesso, ironia della sorte, sta con il Trodica, che salutiamo, Pablo. E sono felice per lui, perché sia per Passarini, per Gobbi, ma anche per tutto il Materica, per il campionato che stanno facendo, perché veramente sono una squadra che diverte tantissimo e sono belli da vedere. Sono contento perché finalmente Passarini quest'anno ha veramente fatto il salto di qualità. Sì. Sta dimostrando di essere un allenatore di categoria superiore. Ma poi Grillo non è mai scontato, perché noi ne parlavamo anche lunedì scorso. Quando compri tanti giocatori forti c'è il rischio che qualcosa si incrini, qualcuno non renda. L'abbiamo visto anche a Macerata, magari c'hai la stagione in cui di Ercole ti fa di meno, in cui di Ruocco non rende. Invece Passerini è stato bravissimo, secondo me, nel portare tutti i giocatori ad esprimersi al meglio. Tanti meriti anche altrui che comunque sta facendo un grande campionato. Esatto, però il Materica era partito con quelle aspettative, l'ha rispettate, adesso è rimasta la parte finale di campionato per andare poi. Io sono ovviamente curioso, ma poi anche il Trodica comunque ha rimesso in sesto Roman Čornopišuk dopo un avvio di campionato opaco. Come abbiamo detto nelle scorse puntate, con questa squadra si è sposato benissimo e sembra tornato, diciamo, il rapace d'aria che eravamo abituati a vedere. Quindi gli auguro di continuare a segnare ancora parecchi gol da qui fino alla fine della stagione, perché sta offrendo delle ottime prestazioni. Sì, in grande forma Čorno. Dunque, siamo curiosi di vedere a questo punto il Materica anche il prossimo anno nel campionato di eccellenza. Quindi io avevo detto che il Tolentino vinceva il campionato di eccellenza, tu avevi detto che la striscia dei Passarini sarebbe fermata a Trodica. No, non ho detto che si sarebbe fermata a Trodica, ho detto che l'anno prima. Toglieteci i microfoni, perché quest'anno proprio non le chiaffe, non ne prendiamo. Io in eccellenza l'ho detto l'Urbino. Vediamo se prendiamo i pronostici della prossima giornata di promozione. Vai. Monticelli a Pignanese X. Monticelli a Pignanese 1. Io mi auguro che la Pignanese faccia risultato, però sono d'accordo con Cri, per me è difficile che porti a casa dei punti, per noi vince il Monticelli. X. Atletico 100 buchi Casette Ardini, partita che riprenderemo. Atletico 100 buchi Casette Ardini finisce 1. Per me un pareggio X. Sono d'accordo con Cri, ancora una volta per me Lattanzi e la sua squadra portano a casa almeno un punto. Mi accodo ad Alessandro io. Per te vince 100 buchi. Potrebbe. Aurora 3 a San Giorgese. Ta 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 ta. Fate prima voi. 1. Tu che dici, Jack? 1. Uno col cappellino. Per non essere di parte. Per me pure, Cri, sono fiducioso e ti dico X. Guarda, per me la San Giorgese non è nel suo miglior momento, ma serve una prestazione, una prova di maturità dell'Aurora, che deve tornare quella di qualche settimana fa ordinata. Io mi sento di dire 1. Per un attimo ho pensato. Dobbiamo iniziare un po' a caricare crederci. L'ambiente, a crederci. Forza Aurora. No, per come avevi iniziato. Mi sento di dire. Per come avevi iniziato la frase, se per me facessero un po' come pare, invece no. Uno anche per te. Epidienze Cascinare Porto Sant'Epidio. Epidienze che avrà un nuovo allenatore che scopriremo nelle prossime ore. Facciamo anche il tour dell'allenatore? No. Vediamo, magari più avanti. Epidienze Porto Sant'Epidio X. Allora, questa. Io pure dico X. Comunque sull'Elpidienze Cascinare, parlando con il nostro amico e collega Lorenzo Cervigni qualche sera fa, che salutiamo, abbiamo esaminato un po' questa squadra
non vince da novembre. Quindi no, ma infatti inizialmente mi sa che ha iniziato a non vincere più la partita che riprendemmo col Trodica. Gigi Sport colpisce ancora. No, vabbè, però per dire che in quel periodo stava terza, quando stava in piena zona playoff. E quindi adesso si trova a lottare per la zona playout. Quindi che farà sabato? Non lo so, stavo vedendo. Comunque il Porto Sant'Elpidio non perde da 4 giornate. Ha perso con l'Aurora a febbraio, il 3 febbraio. In casa, sì. 1-0. Non lo so, io vedo una riscossa dell'Elpidiense, via. 1, vado un po' controcorrente. Vince il Porto Sant'Elpidio nel derby. Io dico X. Materica Corridonia. 1. Perché proprio 1? Perché no? Per me X segna Ruzier e raggiunge Iori. Vai. E infatti sfida che mette in palio la classifica dei capocannonieri. Ma io dico 1 perché il Matelica vorrà chiudere il discorso promozione il prima possibile. Esatto. Vabbè, è già chiuso. Non ufficialmente, okay. Dico la matematica. Palmense Trodica 2. 2. X. X. Rapagnano Cluentina 2. Over 2.5 ormai a Cluentina. Partita da over. Dico 2-4 ospite. X. Pure per me. Potenza Picena, Vigor Castelfidardo. Questa secondo me sarà la sorpresa della giornata. La Vigor potrebbe fare tipo la Juventus, che dopo che ha perso con l'Inter poi c'è avuto il momento di difficoltà. Ma non è la Juventus, e quindi secondo me 2. Occhio dietro, perché il 100 buchi se vince e la Vigor perde a Potenza viene superata, quindi. Beh, adesso si giocano, diciamo, posizioni utili per i playoff, esatto. Queste squadre qui. Io dico un pareggio, X. Anche X anche me. Questa. Per me vince. Adesso parliamo velocemente un attimo di campionati minori. Ha perso il Verecina 4-1, io ancora non me ne capace come abbia fatto contro l'Academy Civitanovese, sicuramente ci sono le immagini. Un risultato sconcertante. Io ho visto gli highlights. A parte che Dan Civischi ha fatto ancora un grande gol. Però diciamo che c'è avuto qualche disattenzione difensiva, via, nel Viarecina, che ha portato a errori grossolani che hanno portato a poi a fare dei gol anche abbastanza banali all'Academy. Però mi auguro che l'Elvia si rimetta subito in carreggiata, perché comunque la stagione è eccellente fino a questo momento e sono sicuro che mister Luzzi possa analizzare al meglio questa sconfitta e dare la carica giusta ai suoi. Proveremo noi a far tornare l'Elvia Regina a vincere. Mercoledì c'è la Coppa. Mercoledì c'è il ritorno di Coppa, Tritoli. Sì. E poi sabato c'è il Verecina a Monrovalle, quindi speriamo di portare fortuna al Verecina, dai. E la Stese invece in scioltezza 2-0. Ha vinto bene a Torre San Patrizio. A Torre San Patrizio 2-0. E adesso anche la Stese avrà. Quanto manca per l'aritmetica della Stese? No, non manca perché comunque c'è la Stese, l'ha osservato il turno di riposo, le altre squadre no, quindi e hanno accorciato. Non facciamo calcoli, per carità. La Stese che venerdì torneremo a trasmettere sui nostri schermi contro la giovanile Corridoniense. Questa giornata ha perso la giovanile Nicolò Ceselli in terza categoria girone. Ha perso 3-1 con la Polisportiva Falerio. Lo sapevi? Sì, avevo visto i risultati. Buon risultato per la Stese. Forse ti posso fregare con il calcio a 5, Cristiano. Lì, ecco, forse infatti, non sei pronto. No, è vero. Lì l'esperto sei tu. Tu parli, io ascolto. No, facciamo tesoro della tua presenza per dire, no, della grande stagione che sta facendo il CUS. Grande, diciamo che con alti e bassi dobbiamo salvare. Mica sta giocando, insomma. Siamo a ridosso della zona salvezza, tra i playout e la salvezza, tutti a pari punti. C'è un bel finale, mancano 4 giornate, quindi grande. Parliamo anche di altri sport. Grande cuore della CBF Baltucci. Ci arriviamo. Grande cuore della CBF Baltucci, però non è bastato per superare la Bartolcini, forti in fissi, per una squadra fortissima, quindi. Sì.
Però comunque la CBF ci ha provato fino alla fine, al tie break ci ha sconfitta. Non ha giocato invece la maschile, che ha riposato per via del turno di Del Monte Cup, vinta da Palmi, Omifer Palmi. Quindi ecco, complimenti a loro. Latti ha iniziato nel migliore dei modi il play-in silver, la seconda dopo fase della stagione. Dopo che Jack ha spiegato il regolamento. Tutto esatto, il regolamento, adesso conosciamo benissimo il regolamento e conosciamo anche bene la qualità della squadra di coach Nicola Scabroni, che ha surclassato Cagliari in questa prima giornata di play-in silver. Grande Attila, grande Attila. E poi tutto, no? Chiudiamo con il calcio femminile, perché sono arrivate due belle vittorie. Colpo dell'Aurora Treia all'inglese 2-0 sulla Sibillini United, e una vittoria di carattere della CF Maceratese, che è andata a vincere 3-2 sull'ostico terreno della polisportiva Mandolese. Quante vittorie di fila ha fatto la Maceratese? Allora, la Maceratese femminile ha fatto due vittorie. È il sesto risultato utile consecutivo. Però l'ultima tre aveva fatto quel 3-3, poi ha vinto. Quanti gol ha segnato nelle ultime sei partite? Molti, perché c'è stato anche un 11-0 con i Sibillini, quindi ci sarebbe da contare. Abbiamo detto tutto, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti.